Buonasera a tutti. Quello che presenterò io in verità è anche una piccola ricostruzione storica su il tema dei diritti dei consumatori di cannabis e in particolare una piccola ricostruzione storica di quello che è accaduto. La notte del 5 agosto del 70 l'attore William Berger viene arrestata con la moglie Carol in un appartamento romano insieme a un'altra decina di ospiti stranieri e vengono trasferiti, secondo la legge del tempo, che è la 1041 del 54, vengono trasferiti in manicomio, dove Carol morirà dopo qualche giorno in quanto affetta da cancro e non avendo con sé le medicine, appunto decede. Dopo 7 mesi anche William sarà liberato e ai giornalisti che lo intervistano dirà: spero che la tragedia di mia moglie serva a cambiare una legge iniqua. Siamo nel 1970, oggi siamo nel 2020 e ancora oggi, rispetto ai consumatori di sostanze psicotrope e segnatamente ai consumatori di cannabis, continua a permanere uno stigma sociale di grande rilievo. Da dove viene questo stigma? Ecco, qua vedete i giornali dell'epoca, questa è l'Unità che riporta l'episodio I rispettabili assassini di Carol Berger. Uno stigma che vedeva appunto nei consumatori di cannabis delle persone diverse, pericolose. All'epoca c'era la connessione capellone comunista consumatore di cannabis che spingeva magistratura e polizia, quando era possibile, di arrestare i consumatori e mandarli in galera. Da dove viene questo approccio? Da dove viene questa considerazione? L'Italia diventa un paese dove il consumo di cannabis, di sostanze psicotrope, è rilevante dalla metà degli anni 70 in poi. Allora come mai questo accanimento fin dai primissimi anni 70 sui consumatori? Vedete, deriva tutto da una prima legge sulle sostanze stupefacenti, in un momento in cui in Italia in verità l'unica vera sostanza psicotropa importante e diffusa a livello di massa era l'alcol. Però non potendo attaccare l'alcol, non potendo adottare il modello adottato negli Stati Uniti d'America, il regime dell'epoca si concentra appunto sulle sostanze psicotrope che riguardavano pochissime persone, in particolare la cannabis era semi sconosciuta come sostanza stupefacente, mentre era conosciutissima come fibra tessile. In moltissime campagne del centro Italia la canapa rappresentava uno delle risorse dell'agricoltura. L'Umbria era famosa per la sua canapa tessile, ma come canapa terapeutica appunto ce n'era pochissima, come canapa, scusate, ludica. Allora la legge del numero 396 del 23 viene firmata direttamente da Mussolini e nel 29, un regolamento successivo del 29, inserisce la canapa insieme all'oppio, insieme all'eroina, insieme alla cocaina. Un'unica tabella, come l'abbiamo avuta nella legge Fini-Giovanardi fino a qualche tempo fa, quando poi è stata abrogata dalla Corte di Cassazione. Perché si fa questa legge che viene definita opportunamente draconiana in un paese dove non c'erano sostanzialmente consumatori di cannabis? L'hashish viene definita appunto dal regime fascista come nemica della razza, come droga dei negri, un elemento distintivo di una minoranza diversa. Ecco, questo stigma sociale è rimasto, continua a permanere ancora oggi
molto spesso le persone che consumano sostanze vengono identificate come una minoranza diversa, e vediamo che questo porta con sé evidentemente diversi problemi. Eppure l'Italia è stata una nazione che prima di altri ha affrontato il tema della canapa terapeutica e della canapa in generale, ed è stato uno dei primi paesi al mondo ad aver, come dire, commercializzata la canapa. Quello che vedete è Carlo Erba. Carlo Erba è il primo farmacista, un farmacista milanese, che mette in vendita dei prodotti a base di cannabinoidi fin dalla prima metà del due secoli fa, dell'Ottocento. Quello che vedete è il suo ritratto, e a fianco c'è la sua importante farmacia, che per un lungo periodo ha continuato a produrre e produrre appunto questo tipo di sostanze. Per comprendere bene quel periodo e che cosa è accaduto, è indispensabile avere a disposizione questi due libri. Chiunque vuole avere un'idea del percorso storico della canapa, dei cannabinoidi, dell'hashish, della marijuana in Italia, non può fare a meno di questi due libri. Uno è di Samorini, Giorgio Samorini, come sapete, un grande conoscitore e studioso di sostanze psicotrope, sperimentatore e psiconauta, che scrive appunto L'erba di Carlo Erba, che è uno dei primi libri che ricostruiscono storicamente che cosa ha significato la sperimentazione di canapa in Italia, chi se n'è occupata, verso quali patologie ad esempio è stata rivolta all'inizio la canapa, e che riporta appunto questo atteggiamento dei regimi fra le due guerre mondiali, che spingono verso una forte repressione nel campo della canapa indiana. Come mai questo accanimento, e come mai non c'è un accanimento identico per l'alcol? Il motivo è anche politico, è anche politico. Ci sarà tutto il movimento socialista e comunista difenderà con le unghie e le denti quelli che sono i luoghi del consumo dell'alcol, che erano spesso identificate come casa del popolo. Gli operai, i braccianti, gli artigiani si ritrovavano spesso in queste case del popolo, in queste taverne, e consumavano alcol. Un attacco all'alcol sarebbe stato un attacco deciso e diretto verso il movimento operaio e contadino, e soprattutto verso una sostanza percepita come autoctona. Quindi non è possibile, come potrete leggere benissimo nel libro di Paolo Nencini, un grande autore, e un autore che ha scritto libri fondamentali sull'oppio, l'oppio nel mondo greco-romano, sull'alcol, eccetera. In questo libro ricostruisce la storia delle sostanze psicotrope prima del 68, quindi il pezzo di storia che mancava fino a oggi. Che cos'è che dice Paolo Nencini in quel libro? Evidenzia appunto l'accanimento legislativo rispetto a un fenomeno che in effetti non c'è. In Italia i consumatori di canapa, di oppio, di hash, di cocaina, di eroina erano pochissimi, riguardavano in maniera particolare alcune fasce di intellettuali o di grandi navigatori o di grandi viaggiatori, ma non riguardavano, non era un fenomeno di massa, non aveva necessità di una legislazione ad hoc. La storia è un po' diversa della cocaina per quanto riguarda l'impresa di Fiume, la prima guerra mondiale, dove la cocaina è stata usata in maniera massiccia, ma per tutto il resto appunto non si comprende, se non si legge il libro di Paolo Nencini, come è stato possibile che tutto questo accadesse. Oggi come stiamo messi? Guardate, io vi ho riportato una delle tante possibili pagine che i giornali in questo periodo hanno dedicato al tema delle sostanze. Oggi siamo di fronte a un fenomeno oggettivamente di massa. 6,2 milioni di italiani hanno avuto a che fare con la canapa.
sarebbe un italiano su 10, compresi gli ottuagenari e i neonati. È un prodotto merceologico, se così lo vogliamo chiamare, più diffuso di altre cose che vivono tutti i pomeriggi e tutte le sere la pubblicità in televisione. Un italiano su 10. Rispetto a questo tipo di popolazione lo stigma continua a essere fortissimo, sia che esso si tratta di un cittadino che la coltiva, sia esso un cittadino che desidera avere della canapa per scopi terapeutici, sia esso un cittadino che cerca una sostanza che non contiene THC, come moltissimi dei prodotti che potete qua, o sia un cittadino che al contrario vuole usare cannabinoidi per un uso ludico con il THC. Si tratta di una massa di cittadini vastissima, enorme, un cluster di popolazione, diciamo noi sociologi, molto vasto, molto composito, che non riguarda soltanto i giovani, anche se i giovani fanno la parte da leone. Vedete, magari non lo vedete perché è un po' distante, però è chiaro che l'uso di questo tipo di sostanze si concentra in una determinata fascia d'età e poi tende a scemare. È una cosa che dovrebbe, come dire, far diminuire l'ansia. Se lo confrontiamo ad esempio all'alcol, dove si comincia in tenera età, noi siamo un paese che i francesi definiscono i mangiatori di vino, siamo un paese dove l'accesso ai prodotti alcolici è precocissimo, si comincia molto giovani e poi non si smette, si arriva fino in tarda età con consumi che non diminuiscono, aumentano. Quindi quello è un fenomeno che eventualmente, essendo l'alcol un tossico esogeno, come voi sapete, così come lo definiscono gli alcolisti, non dovrebbe essere mai inserita nell'organismo. Noi la inseriamo perché è giusto anche così, ma dobbiamo comprendere che mentre sull'alcolismo noi abbiamo un fenomeno che non diminuisce col valere dell'età, sui cannabinoidi tutto sommato c'è un periodo di aguzia intorno ai 20-30 anni e poi ci si stabilizza. Allora perché questo accanimento? Perché tutta una retorica ad esempio sulla canapa come gateway, come sostanza cancello che apre ad altri consumi? La continuano a ripetere come un mantra quando tutte quante le ricerche in campo nazionale ed internazionale ormai hanno smentito abbondantemente questo tipo di tema, ma per la numerosità. Se 6,2 milioni di abitanti italiani avessero acceduto alla cannabis e questa fosse una sostanza di gateway verso le altre sostanze, noi dovremmo avere milioni di consumatori di cocaina in trattamento nei servizi, milioni di consumatori di eroina in trattamento nei servizi. E questo non accade perché la canapa è un consumo come gli altri da un certo punto di vista, e non è l'apertura, il primo passo su una strada che ci porterà al tunnel, alla morte, al sangue, alla malattia, all'AIDS. Non è così, e ormai qualsiasi scienziato questa cosa la afferma con una banalità totale, nessuno la ripete, eppure noi dobbiamo assistere in televisione la stanca ripetizione di quest'idea. La canapa è il gateway. Su quali evidenze? Nessuna. Ma con uno scopo. Lo scopo è continuare ideologicamente a porre l'attenzione su una sostanza per evitare evidentemente di ricominciare a parlare di sostanze in senso più lato. Hanno la sensazione che accettando quello che è successo in Uruguay, Stati Uniti d'America, è successo in Portogallo, succederà presto in altri paesi europei, ovvero la legalizzazione di questo tipo di sostanze, temano che si apra un discorso più in generale sulle sostanze altre. E questo sarebbe mortale da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista sarebbe finalmente l'idea di ridiscutere il sistema mondiale di regolazione delle sostanze psicotrope. Le sostanze psicotrope sono regolate a livello mondiale secondo un vecchio approccio che diceva tutto quello che
produce l'Occidente è medicina, tutto quello che viene dall'Oriente o dai paesi terzi sono droghe. In questo senso noi abbiamo, certo è difficile, vi dico è veramente difficile, non sento manco la mia voce, comunque è veramente è un flash, possiamo dire, è una cosa, vabbè. E il sistema mondiale appunto si basa su questo approccio. Noi occidentali abbiamo sintetizzato l'eroina, noi abbiamo preso le piante della coca e fatta appunto una sintesi, una semisintesi che è la cocaina. La Merck ha sintetizzato l'MDMA nel 1912, però continuiamo a essere convinti o a temere che dalla Sud America, piuttosto che dall'Asia, dal Triangolo d'Oro, dall'Africa, ci giungano le sostanze pericolose, che normalmente sono piante. E come disse Evo Morales all'ONU, masticando una foglia di coca davanti a tutti i rappresentanti alle Nazioni Unite, ha detto: voi oggi pensate che io sia drogato dopo che ho masticato una foglia di coca? La foglia di coca è un prodotto di una pianta, la cocaina è una cosa che abbiamo inventato noi. Quindi l'attenzione fin dalle prime conferenze di Vienna a queste sostanze è stata un'attenzione strabica. Quello che appunto, ripeto, produciamo noi sono farmaci spesso sintetizzati a scopo bellico. Sapete tutti quanti che l'MDMA era una sostanza che doveva avere uno scopo bellico, perché è anoressizzante e fortificante, l'ideale per un soldato in combattimento, purtroppo per loro è anche empatogena ed entattogena, quindi un soldato che è empatico verso tutti gli altri e si guarda dentro non va molto bene, quindi l'hanno accantonata. E così come le anfetamine, sono tutte sostanze che sono state sintetizzate soprattutto per uno scopo bellico. Allora noi siamo di fronte a questo tipo di realtà. Nel 2020, poi ci sarà il giurista che vi dirà tutte le tecnicalità legate a liberalizzazione o meno della cannabis light, tutte le cose che si stanno discutendo, ma quello che dovrebbe essere all'ordine del giorno per tutti quanti noi è una nuova regolazione mondiale e nazionale delle sostanze psicotrope, dove come dire, l'approccio non sia soltanto la proibizione, ma l'approccio è la comprensione dell'uso di queste sostanze nel nostro mondo. La cannabis, quindi quella col THC, oggi viene definita come una cannabis appunto a scopo ludico, ma quante persone utilizzano la cannabis per uno scopo autenticamente terapeutico? In un mondo come il nostro, dove l'ansia è la vera patologia sociale di questo mondo, l'ansia. Ehrenberg ci ha scritto un libro importantissimo, La fatica di essere se stessi. L'Occidente vive in uno stato di perenne ansia rispetto ai continui obiettivi che si dà a livello individuale. Siamo tutti quanti sottoposti continuamente ad analisi e a valutazione. Un mondo che appunto non garantisce più cose che nell'Ottocento, nel Novecento erano sostanzialmente garantite. Erano i famosi 30 anni gloriosi del welfare, cioè dove un giovane poteva pensare che una volta acceduto alla vita adulta sarebbe stato senz'altro impiegato in un'attività, se voleva. In un mondo appunto dove il papà non può più dire al figlio: se non studi ti mando a portare la cazzuola in un cantiere edile, perché il tasso di sostituzione delle macchine nell'edilizia è dell'85%. Cioè non posso manco più dire vai a lavorare in edilizia perché ci sarà una macchina che girerà e porterà la cazzuola. Allora in questo mondo così difficile, dove l'ansia ci coinvolge, come possiamo pensare che una sostanza con la cannabis serve soltanto per giocare? O non sia molto spesso anch'essa una forma di
terapia che ciascuno di noi, ciascuna delle persone che le consumano, si autosomministra per sopportare una vita così fatta. E questo riguarda la cannabis, ma riguarda anche tante altre cose. E allora quei 6,2 milioni di cittadini, come vengono tutelati? Secondo quale approccio? Questo è un libro che voi dovete avere, chi è interessato a comprendere il mondo delle droghe in Italia non può fare a meno dell'annuale pubblicazione del libro bianco sulle droghe, che è un libro fatto da Forum Droghe e da altri, dalla CGL e da altre realtà, che cerca di fare il punto sui cosiddetti diritti delle persone che consumano sostanze. Ecco, attualmente nel 2018-2019 il 35,21 persone in carcere erano reclusi per motivi connessi alle droghe. È un numero enorme, enorme. Continuano a dirci che bisognerà costruire nuove carceri, che le carceri sono sovraffollate, e lo sono, e poi abbiamo questa numerosità. Già questo dovrebbe essere un numero che dovrebbe far riflettere, dovrebbe entrare in agenda parlamentare una serie di mitigazioni per rendere possibile che questo enorme numero di cittadini reclusi abbiano, se non altro, un altro tipo di soluzione. Ma questo non accade. Ma guardiamo banalmente le segnalazioni, perché dice, vabbè, ma se stanno in galera avranno spacciato, avranno rubato, avranno strappato le collanine. Vediamo le segnalazioni. Nel 2018 40.000 persone sono state segnalate ai prefetti per uso di sostanze. 40.000. Di questo l'80% sono connessi al consumo di cannabis. Fatevi il conto. Cosa significa? Beh, dice, sono state segnalate al prefetto, finisce là. Ma siamo sicuri che finisce là? Che cos'è una segnalazione al prefetto? Cosa significa andare in prefettura per poter, appunto, la prima volta dire non lo farò mai più e le volte successive? Qual è l'effetto di una segnalazione dal prefetto? Provate a pensare, per un diciottenne. Provate a pensare per un diciottenne che viene fermato dalle forze dell'ordine, viene inviato dal prefetto e ci deve andare dopo 4 anni, 5 anni, sono questi i tempi medi. Una persona che ha 18 anni, ha 23, magari è tutta un'altra, magari ha trovato un lavoro, magari ha una famiglia, insomma, difficile a 23 anni, però è cambiata. Eppure noi abbiamo 40.000 persone che attendono di essere chiamati dall'assistente sociale della prefettura per fare cosa? Il colloquio motivazionale? O per essere inviati un CERT per fare cosa? 40.000. Dal 1990 al 2018 le segnalazioni sono state 1.267.183. Vedete voi, cioè, se avete presente cosa ha significato per questo 1.2 milioni, 1.3 milioni di cittadini che hanno vissuto questo calvario? Provate a paragonarlo con altri fenomeni sociali altrettanto inquietanti. Prendete il gioco d'azzardo, prendete l'alcolismo e vedete se è congruo tutto sommato questa forte attenzione, forte normazione a volte su consumi che durano una breve stagione e che invece rispetto appunto a consumi come l'alcol che non durano una breve stagione, molto spesso permangono nel tempo fino alla tarda età. Allora qual è il diritto che noi dobbiamo richiedere? Non è un diritto individuale, è un diritto di gruppo.
noi dobbiamo cominciare a chiedere con forza che entri in agenda parlamentare la rivisitazione completa della legislazione sulle droghe e in maniera particolare quella sulla cannabis. È stata stigmatizzata e, appunto, come abbiamo visto, durante il fascismo è stata individuata come la droga dei negri, antinazionale, per motivi squisitamente ideologici, ma oggi abbiamo 62 milioni di cittadini, 6 milioni e 200 mila cittadini che hanno rapporto con questa sostanza. Dobbiamo chiedere che ci sia una maggiore tutela in generale. E chi dice, appunto, che è un gateway, gli dobbiamo chiedere i numeri. È come dire tutti quelli che sono andati in bicicletta poi andranno in motocicletta. È una banalità, un'assoluta banalità, no? Eppure, oppure dire tutti quelli che hanno ucciso si sono tagliati le unghie. Non ha senso, è un match che non fa senso, che non ha senso. Eppure, oggi più di ieri siamo di fronte a questo tipo di atteggiamenti. Viene chiesto a Feder, che è uno psicologo di una comunità terapeutica, cosa ne pensa della proposta Lamorgese, che prevede alla seconda volta che una persona viene fermata a spacciare, dicono loro, con una quantità di sostanze che potrebbe prefigurare lo spaccio, vada direttamente in carcere. Vi ricordo che ce ne abbiamo, appunto, il 35% fischia dei carcerati italiani sono per motivi di cannabis, di sostanze stupefacenti. Cosa si cela dietro questa proposta? Guardate, si può celare anche un ragazzo che va a scuola e ha comprato cannabis per 2 o 3 amici, cosa che accade piuttosto normalmente. E può capitare una volta, la seconda noi gli proponiamo come approccio la galera. Adesso qualsiasi famiglia avessi di fronte chiederei: ma tu che cosa preferisci? Che cosa preferiresti per tuo figlio? Che la seconda volta viene trovato con una dose che supera la dose personale vada in galera, o preferiresti un altro approccio? E soprattutto, se la canapa, se la cannabis, se i cannabinoidi non fossero vietati, perché uno dovrebbe, come dire, spacciarla davanti alla... Ognuno comprerebbe la sua, no? Io non conosco persone che vanno in giro con le stecche di sigarette per vendere la MS o le Marlboro. Non c'è questo atteggiamento. Allora, perché? Ma non si pone la questione. Lo psicologo cosa dice? Siamo in un'epoca in cui viviamo un'enorme operazione di branding delle sostanze attraverso la cannabis light. Questa è una laurea. Secondo voi la cannabis light è un enorme branding verso le sostanze? È una domanda che vorrei farvi, vorrei costruire insieme a voi una risposta collettiva a Feder. Basterebbe dire: ma che cosa stai dicendo? Però potremmo eventualmente evidenziare ben altre cose. Negozi in cui si apprende, da qua non leggo, si apparentano le sostanze a cose nuove come lecca lecca. Quindi, secondo questo amico, la cannabis light non è una cosa innocua. Da questo punto di vista la matriciana è pericolosissima, ha dei costi sociali furibondi. I veri costi sociali in questo paese sono dati, appunto, dalla matriciana, da alcuni consumi alimentari, da alcuni consumi alcolici piuttosto che la canapa light. Ma non perché io mi interessa il giusto della canapa, ma voglio dire, non ha nessun aggancio logico il suo ragionamento, semplicemente parte dall'idea che non si deve parlare,
se non si parla di canapa né light né sativa né col, col CBD, non se ne deve parlare, perché semplicemente nominandola autorizza a pensare che il consumo di sostanze sia qualcosa di legittimo. Prima vi ho fatto vedere il libro di Samorini, L'erba di Carlo Erba. Vi consiglio di leggere anche un altro libro che si chiama Come si drogano gli animali. Qui fa vedere distintamente come i mammiferi, non soltanto gli uomini, ma i mammiferi, ricercano sostanze che fanno stare bene e che curano. Se noi abbiamo l'acido acetilsalicilico, ce l'abbiamo perché qualcuno ha guardato le capre che leccavano i salici quando stavano malino e hanno capito che lì c'era qualcosa che interessava quelle capre, e in particolare era quella scoperta là. E perché gli asini vanno a mangiare determinate erbette? Ma tutti i mammiferi, ma anche gli altri animali non mammiferi, ricercano, sperimentano, masticano, mangiano sostanze diverse. Questo è un paese fortemente cattolico, o perlomeno lo era, e voi sapete che tutto quello che è stato creato, secondo la religione cattolica, è opera di Dio. Quello che trasforma il creato è opera del demonio. Allora vuoi vedere che alla base di una cultura così ostinatamente regressiva c'è anche questa visione, che se noi mangiamo, consumiamo, fumiamo sostanze che modificano la percezione del creato, stiamo in qualche modo dialogando col demonio? Vabbè, ma questo è il viatico per il Medioevo, insomma, si ritorna alle cacce alle streghe, però continua a esserci quest'idea. Ed eccola là, operazione di branding, si cambia il lessico, si cambia il linguaggio, si fa finta di essere più moderni, ma è un'operazione di branding della sostanza attraverso la cannabis light, e negozi in cui si apparentano le sostanze a cose innocue come i lecca lecca e le tisane. Dobbiamo costruire insieme alle famiglie un nuovo spirito civico, e poi anche i servizi sono chiamati a un cambio di paradigma. Non vi ho messo la spiegazione poi del cambio di paradigma dei servizi, perché lì andiamo sul psicopatologico, lasciamo perdere. Però vi rendete conto, questo richiama le famiglie, no? Non un richiama le famiglie, voi adulti dovete conoscere, voi adulti, che la mia generazione è la prima generazione che ha conosciuto le sostanze e le ha anche usate. Quindi è una generazione che in qualche modo è stata coinvolta, sa di che cosa parla, e quindi oggi dovrebbe essere ancora di più disponibile ad informarsi, a non farsi terrorizzare. Invece noi sulle sostanze psicotrope abbiamo lo stesso atteggiamento che stiamo avendo per il coronavirus. Panico, totale panico. Che cosa sono poi le molecole, che effetto fanno, perché vengono ricercate, perché mio figlio o mia figlia le ricercano, questo non interessa. La prima cosa è avere panico e, come dire, costruire uno spirito critico, mi pare di leggere, insieme a tutti i familiari. Ma noi sappiamo che da qua non si va da nessuna parte. Dovrebbero sapere anche loro come esercito sconfitto di 50 anni di guerra alla droga. È Reagan che lancia la guerra alla droga, la famosa War on Drugs, con Nancy Reagan che diceva: tutto quello che dovete sapere, tutto quello che dobbiamo dire ai ragazzi è no, just say no. Tutto quello che devi sapere è che non lo devi fare. Questo è quello che hanno lanciato 40 anni fa Reagan, 50 anni fa Nixon. Ed è una guerra che non è stata persa, ma è proprio tracollata. Abbiamo perso, o hanno perso la guerra, perché le sostanze sono diventate molte di più. Quando hanno lanciato quella guerra c'erano sostanzialmente un panorama di sostanze limitate.
l'obiettivo era anche e soprattutto la canapa, la cannabis, ma anche altre sostanze all'epoca ancora poco usate. E oggi accanto a queste sostanze noi abbiamo gli oppioidi di sintesi, che come tutti voi sapete non sono state proposte sul mercato da fricchettoni o da adoratori della canapa, ma sono state proposti e spinti dalle grandi industrie farmaceutiche. Quella guerra è persa. È persa perché le persone che consumano droga sono sempre di più, lo fanno sempre più convintamente, le sostanze sono sempre di più, i rischi sono sempre di più. I rischi connessi a sostanze che per il loro statuto di illegalità non sono sicure. E allora tutto dovrebbe spingere, se siamo attenti alla salute delle persone, se veramente siamo mossi dall'idea della tutela della salute, a rivedere la legislazione e a farne un dibattito pubblico. Ma questo non sta accadendo. Io non vi ho portato, come ha anticipato la mia collega, la ricerca che da poco abbiamo terminato, circa un anno fa, oltre 2000 questionari sui studenti romani sulla percezione che hanno rispetto all'uso di cannabis. Non ve l'ho portata perché presentare una ricerca che ho fatto bene con questa numerosità era un delirio, e anche perché i numeri non hanno delirio, però vi racconto cosa è successo. Abbiamo chiesto ai ragazzi che percezione hanno dei consumi fra i loro colleghi e la loro percezione di abuso fra i loro colleghi e la percezione del rischio fra i loro colleghi. Quello che abbiamo visto è che gli studenti non si distinguono se fanno parte di una scuola del centro piuttosto che di una scuola di periferia. Consumano tutti, più o meno la stessa percentuale. Che cos'è che li distingue? Molto spesso è nella rischiosità di quei consumi. È la rischiosità di quei consumi. Mentre i ragazzi più agiati, che hanno più risorse economiche, che vivono situazioni più privilegiate, accanto al consumo di cannabinoidi possono mettere altri accessi al piacere, cinema, teatro, settimane bianche, viaggi. I ragazzi più deprivati, più periferici, più poveri, possiamo dirlo, hanno solo quello come tipo di accesso al piacere. Ed è questo il problema. Non il fatto che loro consumano la cannabis, ma questi ragazzi nelle enormi periferie romane, degradate, senza nulla, che non sia un McDonald's, come unico accesso al piacere hanno il consumo di sostanze psicotrope e segnatamente la canapa. E ora tenderanno a farne un uso più compulsivo. Ma il problema non è la canapa, il problema è dove vivono, il setting, come direbbe Zimberg. C'è una sostanza, c'è una persona, c'è un luogo. Quella stessa sostanza in luoghi diversi, con persone diverse, ha effetti diversi. La ricerca sostanzialmente questo dice. Noi continuiamo a focalizzarci sulla droga, sulla sostanza psicotropa, e non ci rendiamo conto che quello che conta in verità è la persona che la usa, che cultura ha, quanto ne sa, quanto è informata, quanto sa dei rischi che la sostanza necessariamente porta con sé, è il luogo, cioè i luoghi dove queste sostanze vengono consumate, che sempre più spesso sono luoghi dove c'è una monocultura del consumo e nessun altro tipo di accesso. Sono le grandi periferie che nella nostra città sono piuttosto conosciute ed è questo, sinteticamente, in estrema sintesi, il valore euristico di quella ricerca. Poi certo, i ragazzi hanno la percezione che l'abuso è abuso, che oltre un certo livello di consumo la cannabis costituisce un problema. Purtroppo questa cosa non l'hanno acquisita, non l'hanno appresa dagli adulti in un discorso pubblico, ma è un'esperienza che hanno dovuto fare da soli. Io vi ringrazio, buona serata a tutti. Il primo ragionamento che mi viene in mente è legato al fatto che sì, c'è un problema sociale,
legato sia alle persone che vivono e sentono ancora quel tabù e quel pregiudizio che in qualche modo è di tipo storico, che ci è stato imposto negli ultimi 80 anni, però c'è chiaramente anche un problema di tipo normativo, ovvero i nostri cosiddetti rappresentanti portano avanti un ragionamento che lei ha illustrato perfettamente. Come tutti i cambiamenti sociali, però, deve essere la base, abbiamo visto che la storia ci ha insegnato che è la base che spinge a un cambiamento sociale. Quindi dal momento che la base al momento mi sembra piuttosto confusa e poco unita, poco organizzata e forse anche poco consapevole, la mia chiaramente è un'esortazione a tutti quanti noi a prendere coscienza di queste problematiche e ricominciare a parlarci e a capire, a confrontarci e a elaborare una strategia che, seguendo un po' anche il suo ragionamento, sarebbe auspicabile essere una strategia che non punti solamente alla cannabis ma in generale alle sostanze psicotrope, quindi riprendere un ragionamento basato su dei fondamenti scientifici che però non criminalizzino anzitutto le sostanze ma tantomeno i consumatori di queste sostanze. Mi sembra però che appunto partiamo messi un po' male, cioè che la società sia piuttosto indietro, sia rimasta appunto piuttosto, si è fatta influenzare molto da quello che ci è stato detto dall'alto. Quindi, secondo lei, quale potrebbe essere la strada da perseguire per anzitutto rimetterci in rete, ricominciare a parlare tra di noi, nonostante le differenze, e trovare quindi una strategia che possa essere vincente, che sia di esortazione per coloro che poi decidono le nostre vite, ovvero i legislatori, e quindi sollecitare i legislatori a cambiare questa società per ridurre le carceri e le persone che sono in carcere, perché poi ricordiamo, lei l'ha accennato, in carcere le condizioni di vita non sono condizioni di vita, assolutamente, perché non sono capienti, ma perché il personale non è formato in modo adeguato, perché è una costrizione alla vita mostruosa, che è denigrante per la dignità di chiunque. Quindi insomma, le problematiche sono tante, lei l'ha menzionate. Che suggerimento ci dà per cercare di iniziare a cambiare le cose? La prima cosa che sarebbe necessario è un maggiore protagonismo dei consumatori. In questo paese non c'è un movimento di massa, come accade in altri paesi d'Europa, dove i consumatori di cannabis si rivendicano con forza i loro diritti. Cioè, ci sono, anche qua ho incontrato gruppi di consumatori free weed, insomma, che rivendicano i propri diritti. Tutto questo dovrebbe essere più di massa, cioè chiunque fa un consumo dovrebbe rivendicare ed esporsi in qualche modo per cambiare la storia di quel consumo. L'altra cosa è l'alleanza con tutta quella parte, il coté degli operatori, di cui faccio parte anche io, che non la pensano come Feder, quindi che non pensano assolutamente che la repressione o la chiusura o il divieto argini un fenomeno sociale. Se c'è un bisogno sociale, come dire, è il paradigma del palloncino, stringi da una parte, esce dall'altra, non c'è verso, non... A meno che non li uccidi, i fenomeni sociali indicano, ma è difficile, quel bisogno si manifesterà per altre forme e in altri modi. Terza cosa è pretendere, cioè io chiederei a ogni cittadino una posizione chiara su queste cose qua. Può non piacerci, ma avercela chiara. Invece si nascondono dietro al fatto... Mentre per la destra il discorso è molto semplice, perché il loro slogan è no alla droga, che è molto semplice da far passare ma che non dice sostanzialmente nulla. Uno, perché non esiste la droga, esistono le tante sostanze psicotrope, droga non esiste, no? Molte sostanze sono così diverse che sono difficilmente affiancabili. Mi ricordo quando un grande chimico, un grande farmacologo italiano, pubblicando un libro sull'MDMA, sulle metanfetamine, diceva che strane droghe non danno tolleranza, non danno astinenza, non danno nessuna di quelle forme che caratterizzano
una sostanza psicotropa, che prima di tutto sono tolleranza, astinenza e dipendenza, eppure sono sostanze psicotrope. Quindi vedete come sono tante. Noi dovremmo chiedere ai nostri rappresentanti politici e al Parlamento, ma soprattutto ai rappresentanti politici, di non celarsi più dietro all'idea è un argomento divisivo. Siccome è divisivo, nei partiti non se ne parla, perché nello stesso partito c'è chi la pensa come Federer e chi la pensa come te. Dovremmo cercare di spingere ad una presa di posizione chiara, perché il mondo sta andando verso prese di posizioni chiare. E i risultati di quelle prese di posizione sono abbastanza confortanti, abbastanza confortanti. Laddove la canapa è legalizzata, l'età media di accesso è più bassa, è più alta, si ha meno curiosità su una cosa che è scontata e gli abusi sono minori. Ma questo qualsiasi psicologo sociale può spiegare un fenomeno del genere. Tu rendi appetibile e proibito una sostanza, avrà senz'altro un'aguzia, fra chi ce l'avrà? Fra i più giovani, sono attirati da... Se invece è scontato, lo trovi accanto al Dixan, magari accederai a questi consumi in maniera più chiara. Quindi io direi un impegno, ma veramente impegno dei protagonisti, dei consumatori, e una nuova alleanza col mondo degli operatori e anche col mondo sindacale. Guardate, l'unica grande organizzazione di massa di questo paese, la CGIL, si è schierata decisamente per la legalizzazione della canapa. È l'ultima rimasta di grandi organizzazioni di massa di intermediazione. Non è da buttare via. Grazie, speriamo che questo invito, che ricordo tra l'altro vi è stato registrato e sarà pubblico sui nostri social, speriamo che venga ascoltato e accolto da tutte le forze interessate affinché la società cambi. Ci sono domande? Buonasera, secondo lei verrà fatto il decreto Lamorgese e se non lo considera propedeutico a una liberalizzazione? A liberalizzazione delle droghe, cioè sostanzialmente un po' una barriera che viene messa per evitare che nascano situazioni di poca chiarezza in un eventuale stato di liberalizzazione delle droghe. Io sono un povero sociologo, non lo so quello che hanno in mente gli attori politici di questo paese. Certamente ci sarà una buona parte del Parlamento che è molto interessata, hanno applaudito a questo tipo di approccio, che è un approccio che va in direzione contraria a qualsiasi idea di legalizzazione delle sostanze, ma proprio dall'altra parte, nel senso che al contrario, un inasprimento e un ribadire l'idea che in questo paese queste sostanze psicotrope sono vietate e va punita la persona che in qualche modo la propone. Noi siamo abituati a dire spacciatore, ma indubbiamente la persona che vende e che spaccia sostanze lo fa perché qualcuno la vuole comprare, perché c'è un desiderio di acquisto di quelle sostanze. Io non lo so quello che accadrà, spero che non serva questo tipo di approccio ancora una volta per evitare di affrontare il problema vero, che è appunto una nuova regolazione delle sostanze, ragionevole, anche sperimentante. Non è detto che per forza bisogna poi andare, come dire, una volta sperimentata si può anche tornare indietro, non succede niente rispetto a quei livelli di consumo che vi ho mostrato. Non è che chissà cosa succede se tentiamo una sperimentazione, ma temo che insomma la strada è ancora lunga da fare, anche perché mentre si lancia queste proposte questo paese non fa la sua conferenza triennale sulle dipendenze. La legge, la stessa legge 309/90 in vigore, il testo unico, accanto a dire quello che bisogna fare per punire, articolo 75 eccetera, dice anche che ogni 3 anni questo paese dovrebbe vivere una conferenza nazionale in cui tutti i coinvolti discutono
l'ultima conferenza nazionale è stata fatta più di 10 anni fa. Allora io vorrei che un ministro degli interni, un ministro della salute si impegnassero prima di fare delle proposte così importanti, così energiche, si impegnassero a promuovere la conferenza nazionale triennale che da più di 10 anni non si fa e ogni 3 anni dovrebbe essere fatta. Forse in quell'occasione si potrebbe discutere tutte le misure, più repressive, meno repressive, ma se non si fa questa conferenza, ovvero se la policy community, coloro che si occupano di un tema, si possono confrontare, è un primo che si alza dal letto può uscire con una proposta, no? Non è corretto, cioè nessuna politica pubblica funziona così.